Al telefono con fanpage.it Pippo Civati, ex Partito Democratico e ora alla guida del nuovo soggetto politico possibile. Benvenuto. Buongiorno e grazie a voi. Entro fine settembre lei sta cercando di raccogliere ben 500.000 firme per 8 referendum. È un obiettivo difficile? È un obiettivo difficile solo perché il Paese è disabituato, siamo tutti passivi, aspettiamo un messaggio televisivo, leaderistico, come se tutto fosse deciso da altri. E noi invece abbiamo voluto riportare la politica a discutere degli argomenti, delle cose che nessuno aveva posto in campagna elettorale del 2013, che nessuna forza politica ha promesso agli elettori, che però stanno succedendo, il Parlamento le sta votando. È un tentativo fuori moda, controcorrente, di riportare ai cittadini quella sovranità che hanno smarrito. Perché lei ha promosso questi 8 referendum? Perché sono stufo dei convegni, dei dibattiti tra esponenti del ceto politico, di questa unità sinistra raccontata come se fosse un tema accademico. Per me l'unità e la voglia di fare si devono sposare. La sinistra esiste solo se mobilita le persone, se le fa partecipare, e la sua stessa cultura deve essere capace di esprimere critiche e anche di rilanciare sulle proposte. Noi, insieme ai referendum che sono inevitabilmente abrogativi, ho presentato una proposta durante la stagione del percorso delle riforme che è stata cassata per avere anche i referendum propositivi, però dicevo, ai referendum abrogativi vanno accompagnate anche delle proposte in senso positivo, come noi faremo nelle prossime settimane, raccontando un paese diverso in cui le alternative esistono ed esistono anche in una parte politica che il PD ha lasciato andare, perché insomma il PD ormai è un partito di centro che governa un po' con tutti quelli che gli capita. Ma ricordiamo a chi ci sta ascoltando quali sono i temi principali. I temi principali sono su 4 argomenti: la legge elettorale, per abolire le candidature bloccate, diciamo un po' come era per il Porcellum il fatto di candidarsi in più collegi, una riflessione complessiva sull'Italicum, cioè far scegliere gli italiani se vogliono tenerlo o no, poi c'è la questione del lavoro legata al demandamento e licenziamenti illegittimi, la questione molto dolorosa del Jobs Act, ci sono 2 quesiti sulle trivelle per ragioni tecniche, ma insomma il senso è lo stesso, uno sulla legge obiettivo, che è un retaggio che ci portiamo dietro ai governi Berlusconi, che riguarda le grandi opere, e da ultimo un quesito è dedicato alla figura del president manager, che è un po' la norma bandiera della cosiddetta buona scuola, che secondo noi è molto poco buona, per usare un'espressione gentile. Sono quindi dei quesiti che riguardano abbondantemente riforme presentate dall'attuale governo targato Partito Democratico, il suo ex partito. Ragioni però non sono legate a una polemica con il PD, di cui francamente, ripeto, io mi occupo di centrosinistra, il PD non occupa più quello spazio, quindi facciamo 2 lavori diversi. La preoccupazione però che sa, io oggi ero all'Oasi Naturale di Torre Guaceto e le trivelle non piacciono, non piace l'idea di grandi infrastrutture che sono la porta spalancata verso la corruzione o verso una spesa pubblica largamente imperfetta, non piacciono i dimensionamenti, i licenziamenti facili, non piacciono cose serie, come sulla scuola non mi pare che l'80% degli insegnanti sia impazzito, si è manifestato contro questa riforma, aveva delle ragioni buone, le conserva, anche perché l'incertezza dovrebbe lasciare spazio a regole cambiare e a un trattamento più egualitario per tutti quelli che vi operano. Se una persona vuole firmare in concreto, come può firmare? Appunto, può recarsi nel municipio, nella sede municipale se vive in una grande città anche di quartiere, oppure può cercare questi nostri banchetti sulla stampa locale, nelle piazze principali le troverà. Inevitabilmente, se pensate alla piazza più importante, una città di medie dimensioni, troverete un banchetto dei nostri militanti che insomma si stanno dando davvero da fare, e troverete anche tanti ragazzi più giovani del solito. Questa campagna, che attraversa temi come Jobs Act, la riforma elettorale, le trivellazioni eccetera, non ha avuto però in qualche modo il rilievo mediatico che lei si aspettava. Come mai? No, io non mi aspettavo nessun rilievo mediatico, sono abituato a una certa circolarità dei sistemi di informazione che parlano solo dei grandi fenomeni, anche quando magari hanno poco senso, poco impatto, che non hanno molta curiosità. Io penso che di non essere strano, il mio abbandono del PD è stato un abbandono, come dire, determinato da ragioni molto oggettive, e nello stesso tempo queste proposte sono molto concrete.
Ha pensato di allargare il campo del sostegno politico di questi quesiti anche ad altre formazioni politiche, oppure va io bene? Le ho proposte io le ho proposte all'inizio di maggio, quindi ben 2 mesi prima di presentarle a tutti quanti. Adesso loro se li scrivono insieme i quesiti, ho chiesto a tutte le forze di opposizione, evidentemente chi sta al governo non sarà molto contento. Le risposte sono arrivate spesso più dagli elettori che dai dirigenti politici, però forse anche questo è il segno dei tempi, è una politica molto concorrenziale tra le sigle e poco concorrenziale invece dovrebbe essere sul merito delle questioni.